Ciao Riccardo e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, un saluto a tutti gli amici di Radio Tutto Samo Style. Allora Riccardo, tu oltre ad essere uno scrittore sei Sì. anche un grande sportivo, quindi la domanda è questa, come fai a coniugare tutte le due cose? Allora, diciamo che lo sport, io fin da piccolo ho sempre praticato sport, adesso grande sportivo, poi bisogna vedere cosa si intende per grandi, se per i risultati sportivi o se per la quantità di sport che uno fa nella vita. No, a parte la battuta, diciamo che da una parte la vita ti porta ad avere delle sfide le ritrovo sempre anche nello sport. Infatti nel mio primo libro, adesso faccio un passo indietro, che si chiamava La mia seconda manche, parlava appunto di queste sfide dello sport relazionate alle sfide della vita, quindi questi protagonisti avevano delle difficoltà nello sport come delle difficoltà nella vita. Io iniziai appunto a scrivere articoli di tipo sportivo perché io faccio l'allenatore calcio, ovviamente ho smesso di giocare a pallone anche se a livelli dilettantistici, e iniziai con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio a scrivere degli articoli sulle attività e sulle iniziative che facevamo per fare una specie di reportage dell'attività e di lasciare un ricordo dell'attività appunto svolta. Detto questo, ebbi la fortuna di intervistare anche personaggi dello sport importanti come Walter Zenga, come adesso il neocampione d'Inghilterra Claudio Ranieri, quindi allenatori di un certo calibro. E da lì mi piaceva scrivere. Allora, così per gioco, per curiosità o per fantasia, iniziai a scrivere il primo libro e da qui poi è nato il secondo. Quindi, tornando alla domanda, diciamo che all'inizio era proprio una cosa pari passo, cioè facevo attività sportiva e raccontavo delle attività, quindi diciamo che era inerente all'argomento sport. Poi nel primo libro era proprio a pari passo perché l'argomento non era il calcio, ma ovviamente era lo sci, e diciamo che avevo concretizzato questo binomio tra sport e scrittura. Adesso mi sono un po' distaccato, anche se concilio comunque sempre la mia attività da allenatore, e il nuovo libro invece è un'altra, diciamo, un'altra sfida, un'altra avventura, ecco. A proposito di questo, noi vorremmo proprio concentrarci su questo tuo nuovo romanzo, La nostra primavera estate. Possiamo definirlo romantico questo libro? Sì, è un romanzo, adesso non voglio svelare tutto il libro perché giustamente bisogna lasciare un pizzico di curiosità. Comunque è un romanzo che parla di viaggi, viaggi alla ricerca della felicità e della libertà. Questo era uno slogan che era nato mentre promuovevo il primo libro, che mi chiesero appunto la domanda: ci sono progetti futuri? Allora io risposi di sì, ed ovviamente l'argomento qual era, e mi ero autodato questo tema dei viaggi perché mi piace molto. Siamo sempre in viaggio, noi viviamo in movimento, è una società molto dinamica, quindi il viaggio può essere inteso in varie maniere, cioè un viaggio può essere anche andare a lavorare piuttosto che andare a fare anche, per dire adesso banalmente, la spesa, nel senso che sali in macchina o vai a piedi, comunque fai un percorso, e a volte in quel percorso di vita possono succedere delle cose divertenti, delle cose magari anche appunto possono nascere anche delle sfide di vita, perché magari incontri delle persone che possono, nel senso anche positivo della parola, cambiarti un attimino quello che è il tuo itinerario di vita, ecco. Allora, parla il romanzo tendenzialmente parla di questi ragazzi in varie fasi della loro età che affrontano diversi viaggi, che sono viaggi da una parte fisici, nel senso che proprio prendono e fanno un viaggio, però in realtà tra le righe è anche un viaggio della vita, della crescita della persona in diverse fasi, appunto dalla fase adolescenziale a quella un pochettino più adulta, ecco. Ascolta, questo tuo romanzo sarà presentato al Teatro Vittoria De Sica a Peschiera Borromeo il prossimo 24 novembre. Esatto, faremo una presentazione, sarà una serata ricca di ospiti e appunto il 24 novembre a Milano, al Peschiera Borromeo, al Teatro De Sica, dove abbiamo voluto ritornare un po', rievocare quello che era un po' il teatro canzone degli anni 70, dove si mescolava un po' la comicità con la musica, con la cultura, con la scrittura, e allora sarà una presentazione un pochettino particolare perché non è una presentazione classica,
in una libreria, ma ci saranno ospiti come la Giorgia Canevese, Harry Zaffa, comico che ha fatto anche diverse trasmissioni importanti italiane, Luca Bonaffini, Mago e Tabeta, Paolo Baldoni, poi ci sarà Charlotte Ferradini e ci sarà anche il grande Marco Ferradini, a cui verrà anche assegnata da C7 un premio alla carriera. Marco Ferradini è il cantautore italiano, quello cantautore italiano, esatto. Sì, quello che canta Teorema, se non sbaglio. Teorema, esatto. Io nel libro cito una sua canzone e quindi mi ha fatto piacere il fatto che lui venisse come special guest, ecco. Quindi possiamo coniugare sport, scrittura e musica. Esatto. Diciamo le varie fasi di divertimento di una persona, praticamente. Certamente. Ma per scrivere questo romanzo, com'è nata la tua ispirazione? Durante appunto un viaggio o un evento particolare della tua vita? Ma allora, l'ispirazione del libro è nata casualmente, l'ha nata proprio durante una trasmissione radiofonica, dove io, come dicevo prima, presentavo il primo libro e appunto in quella domanda che dicevo prima, no, che mi fece romanzi, progetti futuri eccetera, sì. Da lì non era stata una riflessione lunghissima dove mi ero trovato spiazzato, mi è venuto istintivamente, proprio come se lo stessi già in quel momento lì stessi iniziando la scrittura. E ho parlato per 2 o 3 minuti del nuovo libro, ho detto 2 battute, ho detto sì, viaggi alla ricerca della felicità e della libertà di una persona, viaggi interiori, viaggi esteriori, e da lì ho fatto tutta una riflessione ad alta voce che, come sono arrivato a casa, ho iniziato subito a scriverla perché mi era piaciuta. Infatti poi ho risentito quell'intervista diverse volte perché è stata quella che mi ha ispirato proprio la nuova scrittura, e da lì, mentre promuovevo il primo libro, ho iniziato subito a scrivere il secondo, perché mi ha avuto quella che è la cosiddetta ispirazione. Allora è nata da un'intervista. Ascolta, secondo te i giovani di oggi leggono poco? Ma allora, qui si può aprire un bel dibattito, nel senso che, allora, facciamo una premessa che fortunatamente l'analfabetismo ormai è, diciamo, non dico scomparso, ma praticamente c'è una forte conoscenza, una forte cultura. Poi, detto questo, perché comunque l'obbligo di andare a scuola fino a una certa età è aumentato, i corsi universitari, lauree brevi, insomma ci sono tante forme di formazione per i giovani d'oggi, quindi la cultura, secondo me, in generale si è evoluta e fortunatamente si è anche alzata. Il fatto di leggere, bisogna capire anche che cosa si intende, nel senso che secondo me noi leggiamo molto, molto, ma molto di più di prima. Io vado un po' controcorrente, perché? Perché attraverso i social, le varie forme di comunicazione, come potrebbe essere WhatsApp, piuttosto che le mail, piuttosto che i messaggi, abbiamo una marea di forme di comunicazione e passiamo il tempo, secondo me, posta, scrivi, rispondi, leggi, quindi da un certo punto di vista, diciamo proprio materiale, proprio da un punto di vista così, parliamo terra a terra, secondo me si legge molto di più e c'è molta più informazione, perché nel momento in cui una persona deve affrontare un problema si documenta, e molti si documentano attraverso la rete, vanno, ricercano, eccetera, quindi secondo me sotto un certo punto di vista diciamo che si legge e si scrive molto di più, perché pensare a tutte le persone che spostano nei social, secondo me è una forma di scrittura breve, ma è una forma dove vengono postate magari frasi famose, anche di filosofi, piuttosto che di cantanti, quindi nel posare quella frase lì o quella parola famosa c'è anche una ricerca di quella frase o di quell'aforisma, quindi c'è uno studio, secondo me, non sono tutti banali, un copia e incolla per intenderci, ma secondo me molte persone invece stanno dietro a pensare a cosa scrivere, a cosa postare, a cosa mettere, al di là appunto delle foto tra virgolette occasionali di cosa uno sta facendo in quel momento lì. Quindi, tornando alla domanda, bisogna distinguere che cosa si legge: i libri impegnativi, i saggi o magari, non so, delle brevi ricerche. Quindi secondo me
non è vero che non che viene a mancare la lettura, perché ci sono dei siti che hanno dei click impressionanti su articoli di giornale, su articoli specializzati, e quindi vuol dire che c'è una ricerca. Per ricercare quella cosa vuol dire che uno anche legge qualcosa, quindi delle informazioni circolano tantissimo. Non so se sei d'accordo su questa mia visione. Sì. Della lettura e della scrittura è cambiata, non ci possiamo più aspettare magari che un tempo una persona, magari faccio un esempio stupido, arrivava a casa e non aveva neanche la televisione, torniamo indietro di un bel po' di anni, e magari si metteva a leggere il giornale o si metteva a leggere il libro, e la sera si metteva lì e si leggeva, perché non c'erano altre tra virgolette attività. Adesso siamo anche pieni di distrazioni, telegiornali, la televisione, appunto come dicevo prima tutti i social, quindi c'è un bombardamento di informazioni che alla fine ti portano, secondo me, ad avere una lettura, una risposta immediata, uno scambio di idee, uno scambio culturale. Bisognerebbe in questo caso magari, ecco, aiutare le persone a dire sì, ci sono tutte queste forme di comunicazione, tutte queste bellissime idee, cerchiamo di metterle magari un pochettino in ordine e magari agevolare un po' quella che è la lettura dei libri, promuovere un pochettino diciamo le parti di letteratura scritta in questo senso qui, ecco. Però secondo me io ho riscontrato anche il mio primo libro, ho riscontrato veramente che tante persone anche che non conoscevo mi hanno scritto, mi hanno chiesto dei pareri su alcune frasi, hanno postato delle frasi del mio libro, tutte situazioni che mi hanno fatto piacere, perché per mettere una frase di un mio libro devi averlo letto, sennò come fai ad arrivare a quella frase? Eh beh, chiaro. Io, legandomi al tuo discorso sulla comunicazione, secondo me internet è stato veramente uno strumento importante, anche perché ti parlo di noi, quando andavamo a scuola non è che eravamo, almeno parlo di me, non ero una cima, però poi con internet mi sono documentato sulla Seconda Guerra Mondiale, su Hitler, su tutte le storie che magari da ragazzo non seguivi. Quindi hai ragione. Ecco, può sembrare, io magari leggevo più lo sport, però i nostri insegnanti ci dicevano leggi qualsiasi cosa, l'importante è che leggi. E che leggi, bravissimo, era uno slogan importantissimo. Ma guarda, tu hai centrato proprio il discorso, io ti faccio un esempio, l'altro giorno ero al campo di calcio con un gruppo di ragazzi, abbiamo parlato di un argomento. Dopo qualche giorno ho ritrovato questi ragazzi al campo di calcio e mi hanno parlato perché sono andati in automatico, cioè per loro è normale, si parla di un argomento, cioè secondo me lo schema che sarà più avanti, penso, poi sai, da qua a dire cosa sarà il futuro è sempre un punto di domanda, però secondo me lo schema mentale è cambiato, cioè tu fai una domanda o poni un quesito, i ragazzi secondo me tendenzialmente di oggi vanno a informarsi e poi ritornano sull'argomento, cioè questo andata e ritorno sugli argomenti molto importante secondo me, e non è da scontare. Noi diciamo, è vero che in rete girano tante diciamo cose che non sono educative, tante cose tra virgolette inutili anche nei social, però cerchiamo di prendere anche il positivo dalle situazioni. C'è anche delle cose, delle situazioni positive, perché come dicevi giustamente te, a un ragazzo gli fa una domanda anche sulla prima o sulla seconda guerra mondiale o su, io nella prima parte del mio primo libro parlavo degli anni 70, e un ragazzo che ha letto il libro si è andato a ricercare alcune citazioni di cantautori degli anni 70, e da lì abbiamo parlato per tanto tempo di quelli che erano, come erano vissuti gli anni 70, anche se io poi sono nato negli anni 70, quindi li ho vissuti con gli occhi di un ragazzo che ha sentito i racconti degli amici più grandi o dei fratelli più grandi, ecco. Voglio farti un'ultima domanda, Riccardo. Sì. A parte che hai un nome stupendo, ti chiami come mio nipote, quindi Riccardo. Ah, bellissimo, spettacolo. Il tuo rapporto con la televisione, parlo con la nuova televisione, l'on demand, le serie TV che sono praticamente a portato di mano. Ecco, qual è il tuo rapporto con questa nuova tendenza? Ma allora, da una parte ho riscoperto il vecchio cinema, nel senso che non è che l'ho mai dimenticato, perché io sono sempre stato un appassionato di cinema, però c'è soprattutto dei film d'autore italiani, ma anche diciamo anche film americani piuttosto che francesi, ho sempre seguito un po' il filone dei film, mi è sempre piaciuto, no? Essere anche aggiornato sugli ultimi film che uscivano. Io quello che noto è che da una parte la televisione adesso con tutti questi pay per view,
diciamo tutti questi on demand, quindi tutto questo contenitore di videocassette, che io ero cresciuto con le videocassette, infatti. Registravi, tiravi fuori e guardavi il film che volevi. Esatto. Ovviamente ti ha portato via, ovviamente abbiamo sempre meno, fortunatamente meno spazio, abbiamo sempre fortunatamente meno cose in giro, perché le cassette erano un bel problema, ogni volta poi dovevi andare a cercare, poi magari mescolavi le sbagliavi, copertine, registravi sulla stessa cassetta delle più cose. Lascia stare che a volte ho cancellato anch'io dei film belli, perché magari non so, c'è una partita di calcio, sì, registra lì, no, ma lì c'era, perché non avevi fatto a tempo a scrivere il nome sull'etichetta, ecco, il titolo del film. Detto questo, la televisione propone tanto, ecco, bisogna anche lì, come dicevo prima su internet, bisogna anche lì un po' selezionare, perché secondo me è giusto che propongano, diciamo, questo ampio ventaglio di scelta, però secondo me è anche giusto un attimino incanalare un po' quelli che sono i gusti e riscoprire magari anche delle cose a volte un po' più genuine, nel senso che a volte purtroppo siamo anche bombardati da tanta violenza, e secondo me tutta questa violenza qui purtroppo, secondo me, chiama l'attenzione anche per imitazione o chissà per quale motivo anche a riportarla nella nostra vita reale. Secondo me, se uno ha un esempio davanti, come potrebbe essere, adesso faccio un esempio proprio assurdo, come Patch Adams, e vede quello che lui fa nel mondo, è ovvio che è una situazione diversa rispetto a se guardi un film dell'horror, con tutto il rispetto per la tipologia di film o per gli autori o per le persone che c'erano dietro. Ecco, ogni tanto secondo me la televisione dovrebbe proporre una chiave un po' più ottimistica, un po' più tranquilla, un po' più soft. A volte siamo bombardati anche lì di informazioni che potrebbero anche un attimino metterci in dubbio qual è la realtà e qual è la finzione. Ecco, non so se mi sono spiegato in questo concetto. Ecco. Senz'altro, con questo tuo pensiero noi concludiamo qui questa intervista e ti auguriamo una buona serata e ti ringraziamo ancora per aver partecipato appunto alla nostra trasmissione. Grazie a te Giuseppe, grazie a tutti gli amici di Tutto Samo Style. Grazie, ti aspettiamo in Calabria allora, magari per la presentazione di un nuovo romanzo allora. Assolutamente sì, oppure magari per incontrarci, per parlare di come sta andando questo romanzo, ecco. Perché no, volentieri, magari il 24 ti manderò un messaggio, se ti ricorderai ancora di me, dai. Sì, no, magari possiamo fare per il 24, possiamo fare magari un'anteprima breve di quella che sarà la serata. Ma con dai, immenso piacere, con immenso piacere. Anche per me, è stato veramente un grande piacere. Grazie, un abbraccio dalla Calabria, ciao Riccardo. E un saluto a tutti voi da Milano, da quel pianeta lontano chiamato Milano, come lo definì qualcuno. Grazie, ciao Riccardo. Grazie, ciao.